Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi volevo farvi un book tag, visto che il tempo per registrare dei video corposi non lo ho e quindi ho deciso di fare un video un pochino più frivolo. Perdonatemi, riuscirò a tornare molto presto con dei video un pochino più corposi, ma è un periodo un po' intenso nella mia bellissima vita. Bellissima, è ironico. Comunque, oggi volevo proporvi il bookshelf book tag. E di che cosa parlerà mai questo tag? Ovviamente dei libri che ci sono nella libreria e della libreria in sé, da quello che ho capito. Ma bando alle ciance, cominciamo assolutamente subito, velocemente, perché la luce se ne sta andando e io non ho un softbox. La prima domanda è: descrivi la tua libreria. Dove l'hai presa? Beh, allora, diciamo che a questa libreria e anche quella che ho a casa sono un sacco legata perché non sono comprate, ma sono state fatte a mano. Questa qui dietro è anche quella che ho su a casa, se trovo una foto ve la metto, ma quella è veramente un disastro completo, cioè sono le cose ammassate per farci stare i libri. Le ha fatte entrambe mio papà. Questa qui l'ha fatta mio papà per me da tenere in appartamento qui dove studio ed è penso il regalo più bello che mio padre mi abbia mai potuto fare. Ci sono legatissima, soprattutto perché dietro me l'ha anche firmata a matita. Però è una delle cose più belle che mio padre potesse darmi, insomma, visto che comunque è smontabile, perciò io posso togliere tutto, metterlo negli scatoloni, smontarla e portarmela via. Non è un pezzo unico, perciò mio padre è un grande. E sia questa che quella che ho su a casa le ha fatte lui. Quella che ho a casa è semplicemente un incavo nel muro dove mio padre ci ha messo dei ripiani. E invece questa qua è proprio stata fatta da lui interamente ed è il mio piccolo amore. Sono super felice di questa cosa perché intanto è bellissima da vedere, è completamente in legno e l'ha fatta mio papà. Cioè, ci sono legatissima, ci sono particolarmente legata, ovviamente. Passiamo alla seconda domanda. Come organizzi i tuoi libri? Sono una persona molto, molto disordinata, sono una persona molto, molto confusionaria e i miei libri sono organizzati a caso. Cerco di dargli un ordine mentale, cerco di mentirmi e dire ma no, ma li hai organizzati in un modo intelligente. Mento a me stessa spudoratamente. I miei libri sono organizzati a caso. Cerco di tenere gli stessi autori, cioè, cerco di tenere tutti i libri dello stesso autore vicini, però spesso e volentieri non c'ho voglia di rimettere le robe a posto. Infatti, lassù in alto ci sono i tre primi, gli ultimi tre libri di Harry Potter, e sotto in fondo ci sono gli altri quattro. Sono una persona pigra. C'è poco da fare. Metto i libri dove capita e dove stanno. Non tengo particolarmente all'ordine perché non ho questa grande quantità di libri, perciò se cerco un libro so dov'è. Non devo stare lì a perderci tempo e secondo me le librerie un po' disordinate, un po' più a caso, sono molto più carine da vedere rispetto a una libreria perfettamente in ordine, perfettamente monocromatica. Almeno secondo me ognuno dovrebbe avere il proprio modo di organizzare e standardizzarsi a metto tutti i libri vicini perché fa bello. A me non piace, sono una di quelle persone assolutamente incasinate, infatti voi non potete vedere la mia scrivania, ma è sommersa di cose. Devo metterla a posto da un sacco di tempo, ma ovviamente non ho voglia perché sono una persona molto, molto pigra. Ma ora passiamo alla parte quella strong dove entriamo nel vivo, cioè i libri. La terza domanda è: qual è il libro più lungo che hai? Allora, il libro più lungo che ho in questa libreria qui, non contando i libri che ho a casa, è Wolf Hall di Hilary Mantel, certo. Ne ho sentito parlare da Celeste di una stanza tutta per sé. Insomma, ne ho sentito parlare da Celeste, vi lascio il suo profilo in descrizione, sono un disastro con i nomi, pardon. E non l'ho ancora letto, l'ho comprato quest'estate, mi pare. L'ho trovato in sconto su Libraccio, tipo. C'era un'offertona, non so per quale motivo, e c'era questo libro e il seguito, che è su Anna Bolena. So che parla di Cromwell ed è ambientato nell'Inghilterra del 500, cos'è? Insomma, nel periodo di Enrico VIII, comunque, per intenderci.
Io amo quel periodo storico, è uno dei periodi storici miei preferiti in assoluto. Quando ero ragazzina ero ossessionata da Enrico VIII e dalle sue sette mogli, otto mogli, quante ne ha avute. Tantissimo. E quindi quando ho scoperto questo libro ho voluto prenderlo. Come al solito, siccome sono una persona pigra, ultimamente il tempo per leggere è quello che è e quindi questa lettura verrà rimandata probabilmente a quest'estate perché avrò sicuramente più tempo per dedicarmi a un bel mattonazzo. Infatti, questo libro, che è il più lungo che ho qui, ha 772 pagine, quindi è piuttosto corposo. Ora passiamo alla sua controparte, cioè il romanzo più corto che ho. Allora, il romanzo più corto che ho è questo qui, Un prosatore a New York di Göran Turmström. È stata una lettura velocissima, l'ho letto in un'oretta, ed ha, senza contare la postfazione, 54 pagine. Non mi ha lasciato granché. È stata una bella lettura sul momento, ma non un granché. A prezzo pieno non ne ho la più pallida idea perché il prezzo è in lire. Penso di averlo pagato 2 euro su Libraccio. Comunque tutti i libri di cui vi parlo li trovate linkati ovviamente nell'info box. E basta, una lettura leggera, veloce, ma per me abbastanza dimenticabile. Non mi ha lasciato granché, insomma. Quinta domanda. Un libro che hai ricevuto come regalo di compleanno. Allora, questo libro è Italia di Marco Lodoli. Ovviamente non è l'unico che ho ricevuto come regalo di compleanno, ma è l'unico di quelli che ho qui che ho ricevuto come regalo di compleanno. L'ho letto l'estate scorsa durante il periodo degli esami, infatti ci ho messo un bel po' a finirlo, nonostante sì, non abbia chissà quante pagine, una centinaio di pagine, però mi è piaciuto veramente tantissimo, me l'ha regalato mia madre ancora un paio d'anni fa e in realtà più che un regalo per me era stato un mia madre non è solita fare regali, perciò ha detto: "Ah sì, ti ho preso una cosa." È il modus operandi di mia madre nel fare regali: "Ah sì, ti ho preso una cosa," come se fosse, come se servisse. Non è uso in famiglia mia fare regali, e quindi diciamo che ricevere regali da mia madre è come tipo: "Ah sì, ok, ti serve, quindi te lo prendo." Lei mi fa dei regali inconsciamente, cioè nella sua testa. Se pensa di non farmeli, ma invece me li fa. E questo è stato uno di quelli. E in realtà questo libro tengo veramente tanto perché mi è piaciuto moltissimo. È ambientato in una famiglia italiana del dopoguerra, quindi sugli anni 60-70. Ed è praticamente la storia di una famiglia borghese romana raccontata dal punto di vista di Italia. Italia è la loro domestica, la loro. Diciamo che la loro tuttofare fa da balia, fa da domestica, pulisce e tutto quanto. È molto molto bello. Il finale mi ha fatta piangere per più o meno 2 ore, non sto scherzando, leggendo le ultime pagine mi sono venuti i lacrimoni, ho cominciato a piangere inconsciamente. Ma racconta questa famiglia proprio bene. Racconta la situazione politica del dopoguerra italiano, racconta di elezioni politiche nel dopoguerra italiano, sembra in modo superficiale, ma bello, cioè a me è piaciuto tanto. Non so come altro spiegarvelo senza parlarvi troppo nello specifico della trama. Comunque mi sembra di averne fatto un post anche su Instagram, che se non mi seguite su Instagram trovate il link nell'info box e trovate anche qualcosina, qualche parola riguardo a questo libro. Se ritrovo il post, ve lo lascio linkato qui sotto perché veramente mi è piaciuto tantissimo. Sesta domanda: un libro che ti è stato dato da un amico. Allora, in realtà non è un amico, è un'amica e me l'ha dato tipo 3 anni fa e non l'ho ancora letto. Greta, perdonami. Ed è Il richiamo del cuculo dello pseudonimo di J.K. Rowling. Non credo abbia bisogno di presentazioni, ne hanno parlato tantissime persone ultimamente perché è uscita anche la serie TV. E basta, questo è il libro. Greta, perdonami, te lo ridarò presto. Settima domanda: qual è il libro più costoso che possiedi? Beh, diciamo che ovviamente è un libro di Philippe Daverio, Il museo immaginario e il secolo lungo della modernità. E a prezzo pieno costa tipo 40 euro. E io non l'ho pagato.
Ho trovato un'offertona, non so come, a 12 euro e... preso. Non ridere di me. Comunque, penso che il fatto che costi così tanto sia giustificato dalla magnificenza di quello che contiene. Tutte le pagine sono lucide, come se fosse un catalogo di una mostra, è pesantissimo, è in copertina rigida ed è bellissimo. Questo non l'ho ancora letto, ho letto l'altro che è lì, che si chiama Il secolo spezzato delle avanguardie ed è riguardante l'arte dagli anni 10, gli anni 20, insomma inizio 900 più o meno. E mettiamolo qui. L'ultimo libro che hai letto. Allora, libro libro, non ce l'ho in cartaceo, ce l'ho in digitale, il Kindle è lì da qualche parte, ed è il nono libro della serie di una serie di sfortunati eventi di Lemony Snicket, che è un carosello carnivoro, ed è lì sommerso, non è inutile che vi mostri il Kindle, insomma, mi sembra abbastanza stupido mostrare uno strumento digitale. Quello è l'ultimo libro libro che ho letto. Graphic novel invece è Berlino 2.0, che è sempre troppo lontano dalle mie mani per mostrarvelo, vi metto la foto probabilmente, perché sono pigra, come ho detto all'inizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, nona domanda. Hai completato delle serie? Allora, sì, la vedete qui dietro. Eragon, Eldest, Brisinger, Inheritance, non me lo sono portato dietro perché pesava troppo, ma ce l'ho a casa. E poi ho ovviamente tutti i 7 libri di Harry Potter. Sto pian pianino cercando di completare anche la serie di Harry Potter in inglese, che sono un po' sparsi in giro da qualche parte, sempre per il fatto che non ho un ordine mentale e i libri sono sempre messi a caso. E basta, non mi sembra di avere altre serie. Ho cominciato questi due qui, che sono sempre fantasy, ed è una delle mie serie preferite fantasy. E ne ho lette tipo due di serie fantasy, quella e quella, ma sono le mie due preferite. Però non riesco a trovare gli altri libri in quel formato lì e quindi un giorno o l'altro li troverò e completerò la serie. Decima domanda. Qual è l'ultimo arrivato nella tua libreria? L'ultimo arrivato nella mia libreria è questo qui, Il Medioevo Barbarico d'Italia, di Gabriele Pepe, edito da Einaudi. Credo sia fuori catalogo, l'ho trovato ad un mercatino molto improvvisato vicino al Santo, qui a Padova. L'ho pagato 3 euro e siccome tratta di un periodo storico che mi interessa molto, visto che i Longobardi sono uno dei popoli che ha, diciamo, vissuto in Friuli, Venezia Giulia e circa nel Veneto, mi interessa molto approfondire le cose e l'ho preso. Ed è anche il libro più vecchio che ho. Ora che trovo. Ah sì, era la domanda dopo e la domanda 11 è qual è il libro più vecchio che possiedi? È questo qua. Perché è del 1963. Questo qui è proprio il libro più vecchio che ho. Pensavo fosse un altro, ma invece questo qui lo batte. Un libro che non vorresti mai perdere di vista. Allora, il primo è questo qui, We Should All Be Feminists, che di solito sta qui. E lo tengo lì a reminder, diciamo, perché è stata una delle letture più belle dell'anno scorso e secondo me è proprio uno di quei testi fondamentali che dovremmo leggere tutti quanti. Perciò quello lì è uno dei libri che non vorrei mai perdere di vista. L'altro libro che non vorrei mai perdere di vista è questo qui, Il Piede degli Spiriti di Davide Toffolo, è da dove io prendo il nome, è una delle mie graphic novel preferite ed è anche autografata, ovviamente. Ho un legame particolarissimo con questa graphic novel, in primis perché si chiama come me, è stata scritta nell'anno della mia nascita e Davide Toffolo è di Pordenone, quindi per me è veramente tutto. In più, la prima volta che l'ho letta, io non ero a conoscenza di questa graphic novel fino all'anno in cui io non l'ho scovata. E ora vi mostro anche il motivo per cui io sono così, così appassionata da questa graphic novel. La trovo, eh? L'ho trovata. Sono molto, molto, molto affezionata a questo libro, soprattutto per questa tavola qui. Vedete la maglietta che lei ha? Beh, io ne ho una identica e io non ero a conoscenza di questa graphic novel prima di comprare quella maglietta. Io i Pill li ascoltavo sul serio. Però
Un mio amico mi odia per questa cosa del fatto che io ascolti quel gruppo, però questa è un'altra storia. E io ho i capelli corti, non posso suonare nessuno strumento perché ho un braccio infortunato, ma vabbè, però aver visto questa tavola e sapere di avere questa maglietta, questa graphic novel è stata scritta nell'anno in cui io sono nata, per me è oro puro. Non vorrei mai perdere di vista questa perché è veramente uno dei libri a cui io sono più legata di tutti quelli che possiedo. Infatti me lo sono sempre portato dietro ovunque io vada. È sempre con me. Veramente sempre. L'altro libro invece che non vorrei mai perdere di vista è questa edizione illustrata di Orgoglio e Pregiudizio. Orgoglio e Pregiudizio è uno dei miei classici preferiti e quando ho comprato questa edizione, pagando meno della metà del prezzo di copertina perché costa 16 sterline, penso di averla pagata neanche 9 euro, quindi meno della metà del prezzo, è veramente una delle edizioni più belle che io abbia nella mia libreria. Penso di avervene parlato già abbastanza anche su Instagram e fatta vedere già abbastanza pure lì, quindi vabbè, insomma, questo è per ovvie ragioni uno dei libri che non vorrei mai perdere di vista perché è esteticamente bellissimo. Passiamo alla categoria brutta. Il libro più rovinato che hai. Allora, il libro più rovinato che ho in assoluto è questo. Ed è Il Grande Gatsby, è del 1965 questo libro. È rovinatissimo, gli manca un pezzo di copertina. La traduzione lascia il tempo che trova, però è veramente, cioè, è l'edizione in cui io l'ho letto, quindi ci sono piuttosto legata, nonostante sia imbarazzante. E non l'ho ridotto io così, cioè io l'ho trovato così e l'ho anche preso, sono malata. Invece, il libro che ho rovinato io, e sono contenta che sia così rovinato perché è effettivamente vissuto, è la mia copia di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Nella vecchia edizione Oscar Mondadori, quando ancora avevano la costina nera, che a me sinceramente piace tantissimo, le nuove edizioni mi fanno altamente schifo. Perché tagli le copertine dei libri, Mondadori? Perché le tagli? Dimmelo. E vedete, insomma, è stata ridotta così da me, cioè gli manca un angolo, è tutta piegata. Questa è l'edizione che io ho riletto ogni Natale per 4 anni di fila, quindi è comprensibile che sia messa così male. Qui dentro c'è pure scritto un indirizzo, cioè l'ho usato come quadernino degli appunti a momenti, però ci sono legatissima e me l'hanno regalato quando ero in seconda superiore e basta, insomma, è proprio la mia copia rovinata da me, sono felice che sia così. Prossima domanda. Qual è il libro più immacolato che hai? Allora, il libro più immacolato che ho è questo qui. Chesil Beach di Ian McEwan. È perfetto. Cioè, non ha neanche un graffio, non è nemmeno rovinata la sovracopertina, che di solito sono le prime cose che si rovinano. È bellissimo ed è anche uno dei miei libri preferiti in assoluto. Ve ne ho parlato di più in un altro video, mi sembra fosse quello sulle letture brevi, comunque lo trovate linkato nelle schede. Basta. È bellissimo, ma sul serio è veramente bellissimo. E non solo l'edizione, anche la storia raccontata. In poche parole, è la storia di una luna di miele di una giovane coppia inglese ambientata negli anni 60. Fenomenale, se non lo avete ancora letto, secondo me è un buon libro da cui iniziare con McEwan perché intanto è breve, perché è di 136 pagine per l'esattezza, quindi è una lettura veloce. La storia, secondo me, è un sacco struggente, però è un buon libro da cui cominciare a leggere McEwan, sicuramente. Oltre all'Inventore dei Sogni, che è più un libro per ragazzi, ma ha una scrittura un pochino più semplice. Però io ve lo consiglio tantissimo. Questo qui è edito da Einaudi in questa edizione qui, grossa. Non so, ha un nome questa. Ha un nome questo tipo di edizione? Non lo so. Comunque, insomma, è edito da Einaudi al prezzo di 15,50 euro, ma lo trovate linkato sotto come al solito. Poi, un libro che non ti appartiene. Ce ne sono diversi, però
quello che guida più tempo in assoluto è una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace. Ha avuto un boom più o meno l'anno scorso, questo libro, e io lo volevo leggere assolutamente, me lo sono fatto prestare e ovviamente non l'ho ancora letto perché poi ho trovato mille altre cose da leggere prima di questa, ma sarà una delle prossime letture, lo prometto. C'è la persona che me l'ha prestato. Comunque, in poche parole, è una specie di reportage comico che David Foster Wallace scrive. È un articolo che lui, che gli era stato commissionato dal suo editore riguardante una crociera, e lui scrive questo articolo in maniera ironica sulla crociera. Cosa non volere di più? Già, io non sopporto le crociere come sistema di vacanza, non la trovo una vacanza, anzi. Leggere di qualcuno che praticamente credo derida questa esperienza, penso che mi possa divertire molto. Hai un libro del tuo colore preferito? Sì, ve l'ho appena mostrato ed è questo qui. C'è il bianco, c'è l'azzurro, c'è il nero, c'è il bianco, ci sono tutti i miei colori preferiti in assoluto. Sono monocromatica, il blu e tutte le sue sfumature mi piacciono tantissimo, il nero è bellissimo perché sta con qualsiasi cosa e il bianco, beh, non credo abbia nemmeno lui bisogno di tante spiegazioni, anche quello sta bene con tutto ed è sempre bello ed elegante, quindi questa è proprio una delle copertine più belle e dei colori più belli che io abbia. Poi, prossima domanda, un libro che hai sugli scaffali da tempo e ancora non hai letto. Avventure di una della ragazza cattiva di Mario Vargas Llosa. Mi vergogno di non averlo ancora letto, ma non sono riuscita, ecco, non so, me ne sono dimenticata, cioè l'ho preso e me ne sono dimenticata, non so quale sia il mio problema, ma me ne sono dimenticata. Ma anche questo penso lo recupererò molto presto, perché intanto è uno scrittore sudamericano e sapete che io sono ossessionata dagli scrittori sudamericani. E in più la storia sembra molto accattivante, quindi non so per quale motivo il mio cervello si sia dimenticato di averlo, ma vabbè. Insomma, l'avete capito, sono confusionaria e disordinata, quindi è anche normale. Poi, prossima domanda. Di tutti i libri sui tuoi scaffali, qual è il libro che hai letto per primo? Allora, non è Harry Potter, perché Harry Potter l'ho letto in età adulta, mia madre lo considerava una stupidaggine, quindi non me l'ha mai preso e io sull'onda appunto di mia madre che considerava questa storia una stupidaggine non l'ho mai letto fino a che non ho raggiunto l'età adulta e la mia migliore amica mi ha detto ma che sei scema, leggi. E quindi il primo libro che ho letto tra quelli che ho tra i miei scaffali è Matilde di Roald Dahl. Penso anche sia stato uno dei primi libri che ho letto da sola di mia spontanea volontà. Non so se l'ho letto prima in biblioteca e poi l'ho comprato, comunque non me lo ricordo, ero piccolina. Questo qui è stato ovviamente il primo libro di quelli che ho qui che ho letto e ci sono tantissimo legata. È il libro che penso mi abbia iniziato alla passione per la lettura. Banalissimo, probabilmente, molto banale, però oh, è così. Posso essere strana in tutti i punti, eh. Comunque ce l'ho in questa edizione bellissima degli Istrici, grazie che erano bellissime queste edizioni, non so per quale motivo adesso non le facciano più così, ma vabbè. Come ogni cosa, cambia, evolve, migliora a volte. Gli Oscar Mondadori no. Hai libri autografati? No, non mi piace Sepulveda. No, non ho tutti i suoi libri autografati. No, no. Questi sono solo una piccola parte, tutti gli altri sono su a casa. Infatti sono... No, scusate. Questi due li ho già letti. Questi due no. Sono tutti autografati. L'ho incontrato due volte e gli ho portato tutta la marea di libri che avevo da farmi autografare. È tipo uno dei miei autori preferiti della vita, quindi le due volte che l'ho incontrato sono state molto molto toccanti per me. È stato un momento molto molto bello e sono felicissima di averci potuto scambiare anche solo due parole, ma anche lui è stato uno dei, penso, dei primi scrittori, dei primi libri che ho affrontato, è stato uno dei suoi, che è La gabbianella e il gatto, che le insegnò a volare. Bellissimo.
E sì, insomma, questi sono praticamente i libri autografati che ho, a parte le graphic novel che, vabbè, insomma, le compro principalmente in fiera, quindi quando vado ad una fiera, se vedo che c'è l'autore di una delle graphic novel che mi piace o mi è piaciuta oppure ho appena comprato, ovviamente me la faccio autografare subito. Però sì, insomma, ho diversi libri autografati da Sepúlveda, per non dire tutti. Tranne ovviamente la gabbianella e il gatto che le insegnò a volare, perché quando sono andata a vedere entrambe le volte Sepúlveda, la mia copia era sparita. L'ho presa in scambio su Archbooks e indovinate un po' che cosa ho ritrovato 2 giorni dopo? Esattamente la mia copia. Quindi se volete... Era destino. E io mi sono ritrovata con 2 copie dello stesso libro, ma cose che capitano a tutti. Bene, allora diciamo che questo grande disagio, questa grande quantità di libri, ora il mio letto è... Lasciamo perdere. E questo video è finito, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, come al solito tutti i titoli di cui vi ho parlato li trovate linkati qui sotto nell'info box ad Amazon. Come sapete sono affiliata ad Amazon e se comprate attraverso i miei link a me da Amazon arriva una piccola percentuale sul vostro acquisto. Se volete ricreare questo tag le domande le trovate nell'info box, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate se avete letto qualcuno di questi libri. Rispondete alle domande del tag qui sotto se volete, probabilmente verranno dei papironi, quindi vi propongo di fare il tag voi stessi. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!